recensione richiesta tramite donazione Patreon da Vito32, che mi chiede di parlare del film del 1981 di Neri Parenti con Paolo Villaggio, mattatore unico nella doppia parte di Fracchia, di Gian Domenico Fracchia e della Belva Umana. In questo Fracchia, appunto, la Belva Umana di Neri Parenti, dove c'è al solito la grandissima Anna Mazzamauro e poi insomma una serie di comprimari meravigliosi, tra cui un Lino Banfi, bisogna dire eccezionale nel film. Allora, il film Fracchia sta a raccontare la storia, si scrive in una riga. Gian Domenico Fracchia è uno che lavora in un cioccolatificio, non so come si dice, insomma in un posto dove si fanno dolci, soprattutto cioccolata, che è un inetto, uno che sta sotto a tutti, subisce qualunque cosa, ma ha un piccolo problema: è identico proprio fisicamente a questo mega ladro, assassino che gira per il mondo, il più ricercato di tutti, questa belva umana, appunto. E quindi di lì nasce tutto il problema, perché lui gli assomiglia in maniera incredibile, quindi la polizia lo arresta 6.000 volte, finché la stessa belva umana non decide di andare a casa, appunto, del nostro Fracchi e dirgli: oh, te stai alle mie regole o ti faccio fuori, quindi ci scambiamo i posti quando serve e via dicendo. Questa è la trama più o meno di Fracchia. E poi il tutto è legato insieme da una regia di Neri Parenti di mestiere, né alta né bassa, classica regia che segue i personaggi e non fa niente di eccezionale. Stavolta forse fa anche bene, proprio perché insomma la storia fa ridere. Villaggio è una bella forma, riusciva a essere anche credibile con la faccia da stronzo della belva umana. Ci sono talmente tante scene calde qui, da caddu tuo ufficio, quando arriva la mamma, c'è la mamma, tutte le scene con la mamma penso siano geniali, con un grandissimo Gigi Reder che qui tira fuori, appunto, è un personaggio fantastico, come è fantastico il commissario di Lino Banfi, al quale non funziona un cazzo di tecnologico, invece all'attendente che gli funziona tutto, le scene come balliamo, e lui alla radio invece quell'altro gli risponde subito la stazione di polizia, tutte le sequenze in cui lui viene arrestato, polizia, finanza, carabinieri sempre di fila, e nell'ultima poi è fantastica quando praticamente ormai sa tutto, sì queste sono le gemelle Brown, le ho divise, le ho fatte a pezzi, le ho messe in due valigie, qui si sanno tutti, e vede poi la foto sul tavolino e fatto sì questo è un noto troione che io modestamente invece è quello che poi era uno, mi ricordo, dei ragazzi della terza C, un babbo qualcosa, gli dice praticamente, che poi era un attore famoso di teatro, dice: ma questa è mia moglie. E quindi una scena altra meravigliosa, è meraviglioso poi tutte le scene, appunto, con lui che viene scambiato anche dai suoi, diciamo così, amici, o dalla donna, appunto, che lui ama tanto, quindi la segretaria interpretata, come abbiamo detto prima, dalla buona Anna, che insomma, da considerarlo una merdina, poi lo crede anche lei che sia la belva umana, proprio perché la riempie di cazzotti. Insomma, un film completamente folle in un certo senso, che fa ridere a bestia, con un finale anch'esso divertente e crudele. E Fracchia non avrà il suo nemmeno nella morte, quindi che dire di più di questo film? Un film che assolutamente non è un grande film, non è sicuramente un capolavoro del cinema italiano, ma è sicuramente uno dei film più divertenti di Villaggio, dove questa volta, ripeto, è aiutato da un Banfi in grandissima forma, tutta la parte della parolaccia, insomma, che gli fa ricantare la canzoncina, canta, continua pure, la canzoncina incredibile, e poi quando entrano dentro è lei che si vuol far trattare come una merda. Insomma, un film veramente pieno zeppo di scene cult, che mi sento di consigliare a tutti quelli che amano comunque un certo senso Fantozzi. Non ne ha la forza né politica assolutamente, né secondo me di personaggio, però insomma riesce a divertire dall'inizio alla fine, le risate sono 6.000, e quando un film comico riesce a fare questo senza mai sembrare volgare, senza dover mai risultare troppo stupido, ecco, ci troviamo di fronte quindi a un esempio tale, che è questo Fracchia, la Belvumana 1981. Qui sotto metto il link, mi piace, iscrivetevi al canale, fate tutto quello che volete. Se amate Paolo Villaggio, questo è uno dei suoi classici cult assoluti, seppur non arrivando minimamente a livelli dei film di Salcio o altra roba che ha fatto, resta comunque uno dei suoi film assolutamente più divertenti, nonostante io ami 10 volte di più Fracchia contro Dracula, che reputo un mezzo capolavoro.